gli amici imprenditori che sono sul palco mi hanno ravvivato ulteriormente. No, no, ma per carità, lo sicuro. Ma velocissimo, siamo in chiusura. Rispondo allora, giustissimo e i sussidi. Premesso che tutti gli investimenti che avete visto sul DPI che sono qua sul tavolo, quindi anzi poi avrò piacere di omaggiarli ai relatori, come il collega del Figo d'India poco fa ha fatto stagione, il Figo d'India adesso proverete anche il DPI made in Sicily. Quegli investimenti che avete visto sul DPI fino ad adesso sono tutti capitali di imprenditori, ad oggi non c'è stato nessun centesimo. Però è anche vero c'è qualcosa che non funziona, c'è una struttura pazzesca, perché ho accennato che mentre noi investivamo e avevamo una difficoltà enorme a gli aspetti burocratici, cabinari, per mettersi fronte sul mercato, dalla Cina e non solo, arrivava di tutto, a prezzi impensabili. E allora la verità è un'altra, che noi ci sforziamo di sottostare a quelle che sono le regole economiche, legali, del lavoro e fiscali dell'Italia e dell'Europa tutta, ma la partita si gioca se le regole sono per tutti. Se in Cina, in India, nel Sudafrica non esiste lo Stato sociale, non esiste una regola sulla sicurezza, è evidente che non si gioca con le medesime regole. E allora, come ho detto l'altro ieri all'assessore al bilancio, è fondamentale che allora, mentre noi facciamo imprese e investiamo, lo Stato deve pensare a creare degli strumenti che ci consentano di riequilibrare le regole del gioco e quindi contributi sugli investimenti, perché così sì che tu aiuti l'azienda a raggiungere prima il break-even e le zone economiche speciali per l'abbattimento del costo del lavoro. Quindi un supporto, non un sussidio per il sussidio, ma un sussidio per consentire alle imprese di giocare con le stesse regole. Grazie mille, io direi di andare alla conclusione. Per ultimo, ma non per ultimo, la parola per le sue conclusioni al senatore. Bravo. Parla spesso senza aprire sue economie, dicendo quello che veramente pensa, e vi assicuro che nella politica non sempre è così. E allora io le faccio questa domanda un po' provocatoria, ma secondo me libertà di sviluppo economico in Italia sono veramente, secondo lei, dei valori in contraddizione oppure possono andare a braccetto? A lei la parola. Grazie, io intanto comincio ringraziando doverosamente il collega Candiani, che forse questa due giorni di incontri, e naturalmente anche il dottore Borsellino per come ha condotto questo interessante panel. E vi confesso di non avere in realtà nulla da dire per due motivi. Uno, oggettivo, praticamente è stato già detto tutto da chi mi ha preceduto, e uno, soggettivo, sono profondamente abbattuto, sono prostrato, perché ho sentito dall'onorevole Donato una cosa che non mi sarei mai aspettato e che mi ha molto sorpreso, cioè che dall'Europa non arriverà nessuna pioggia di miliardi. Eppure questa mattina in televisione l'onorevole Morani del PD ha garantito che i miliardi arriveranno, eppure pochi giorni fa un signore, non so chi fosse, credo un giornalista, ha detto che addirittura i 209 miliardi sono arrivati. E qui entra, fra i tanti temi, il tema della libertà, perché se libertà di opinione diventa libertà di inquinare il dibattito politico con delle fake news, dobbiamo tutti chiederci prima che la democrazia possa funzionare se i cittadini non hanno possibilità di avere informazioni corrette.